Buonasera, buonasera. Mi dica una. No, mi faccia dire un momento due parole sulla giornata. Sia il summit della NATO sia quello del G7 ha mostrato una unità straordinaria tra tutti gli alleati nel condannare l'aggressione all'Ucraina e nel mantenere le sanzioni e nel decidere di inasprirle se fosse necessario. Le sanzioni, nelle varie discussioni, sono state descritte come straordinariamente efficaci. L'economia russa è fortemente indebolita. Questa è stata un'analisi, direi, unanime di tutti i partecipanti al summit NATO. Si è poi discusso di come affrontare, si è discusso di tante cose, si è discusso di come affrontare però il problema della sicurezza energetica e la sicurezza agroalimentare. In entrambi i casi la risposta è una combinazione di diversificazione, cosa che noi stiamo facendo per l'uno e per l'altro, quindi cambiare le fonti di approvvigionamento. In altre parole, l'Europa vuol diventare indipendente dal gas russo. Di misure di politica interna, in un certo senso, interna all'Unione Europea. Il mercato del gas funziona male, i prezzi sono speculativi, molto speculativi, quindi occorre prendere delle misure. Delle misure specifiche non si è discusso perché le discuteremo dentro il Consiglio Europeo. E il terzo pilastro di questa strategia è l'aiuto che deve venire dal Canada, dagli Stati Uniti, dai grandi produttori di gas liquido. E anche su questo c'è stata estrema collaborazione da parte di tutti, quindi è stato, come dire, se dovessi riassumere con due parole, unità e solidarietà hanno descrivono bene questo incontro. Si è poi discusso anche dei rifugiati. I numeri stanno crescendo in maniera impressionante. Da noi, come sapete, sono tra 60 e 70 mila, ma in Germania sono 200-300 mila, in Polonia sono milioni, in Romania sono 300-400-500 mila. Quindi il dramma umanitario deve essere affrontato non solo a livello europeo, ma a livello mondiale, coinvolgimento pieno delle Nazioni Unite. Ecco, queste sono state le cose più importanti che si sono dette. La Cina? Si è detto della Cina. La Cina, non c'è stata nessuna condanna della Cina, anzi c'è stata la speranza che la Cina contribuisca al processo di pace. Devo dire anch'io questo, un'altra cosa, a proposito del processo di pace, questo è quello che ho detto anche nel G7, tanto dobbiamo essere fermi e proattivi con le sanzioni, tanto dobbiamo cercare assolutamente, disperatamente la pace. Quindi l'Italia, come altri paesi europei, si muove su questi due binari. Presidente, ha avuto modo di incontrare il presidente Biden? Sì, ho avuto modo di incontrare il presidente Biden brevemente, abbiamo scambiato delle opinioni sulla situazione attuale, su quello che l'Italia può fare. Presidente, sulle armi, Conte dice non ne voteremo l'aumento della spesa. Lei cosa pensa? Io ho ribadito l'impegno che hanno preso tutti gli altri governi nei confronti della NATO. Quindi noi abbiamo questo impegno che è storico per l'Italia e noi continueremo a osservarlo. Presidente Draghi, l'obbligo di pagamento in rubli? Non ne abbiamo discusso, ne discuteremo probabilmente ora nel Consiglio Europeo. E l'incontro con Erdogan? Contro con Erdogan è andato bene, nel senso che un altro dei fori di collaborazione nel corso degli anni che si era creato e poi è stato, diciamo, interrotto, era un gruppo tra Turchia, Francia e Italia. Abbiamo deciso di farlo funzionare di nuovo e quindi presto avremo un incontro dei tre paesi. Presidente Draghi, quanto gas? È stato ribadito che non è possibile coinvolgere né la NATO né l'Unione Europea in una fly zone, in una no fly zone o una garanzia di no fly zone per l'Ucraina. Presidente, la posizione del pagamento in rubli è la valuta accettabile?
Non ne abbiamo parlato, quindi ne parleremo oggi pomeriggio. Presidente Draghi, quando Putin dice dovete pagare in rublo nella local currency, questo è un blackmail all'Europa, vero? Questo fondamentalmente è una violazione contrattuale, questo è bene capirlo, quindi i contratti sono considerati violati se questa clausola viene, come dire, viene applicata dalla Russia. Ragazzi, buonasera, devo andare. China, what's your message to the Chinese authorities? To the Chinese authority, my message is China is a most important country. They can be crucial in the peace process. They have lots of leverage, a lot of leverage. And so we are all waiting that they use it. Can you trust them though? Can you trust them? I'm sorry. No, I mean, I'll say what I said in Italian a moment ago. It's we consider it a violation of existing contracts. Would that lead to recession, and how would the EU go about it? I'm sorry? Would that lead to recession, and how would the EU go about it? About what? About the recession. Oh, the sanctions. Recession that result from the demand from Putin. This is a war. So we have to cope with the recession, we have to react to that, we have to mitigate the unavoidable. I wouldn't call it recession, I don't think we have a recession. I think we have a slowing down of the economy. We were predicated to have a robust growth, very robust, this year. Now it's slowing down. So we got to watch carefully and act, support our economies.